Ciao ragazzi, bentornati. Non ci troviamo al bazar di Dakar, vedendo comunque sia d'estate, giusto dare un tocco d'allegria. E niente, siamo tornati qui sempre alla bottega di Ciro, Cambiago, via Castellazzo numero 8, come sempre. E anche oggi siamo qui per farvi vedere un po' il materiale che è arrivato. Siamo contentissimi perché veramente, cioè, possiamo dircelo, ce lo possiamo dire, vero Matteo? Cioè, stiamo creando una nuova tendenza dell'usato, cioè c'è tantissima gente che sta venendo, non so se è presa dalla voglia di arredare, nonostante l'estate tutti, sai, vanno in giro al mare, invece no, vengono qua a trovarci, bellissimo. Niente, sarà la voglia di arredare, sarà la voglia di trovare oggetti nuovi, sarà la voglia di comunque venire in un posto allegro, però dobbiamo dire che sta funzionando il mostrare un po' questa nostra realtà. Allora, oggi Matteo, che in realtà è in vacanza, abbiamo un nostro sostituto Gabriele, però vabbè, tanto non lo vedete. Vi farà vedere un po' i nuovi arrivi e il materiale che c'è. Prima di lasciarvi ci tenevo un attimino a puntualizzare questa zona qua che di fatto è sempre stata un po', non so perché Matteo l'ha sempre bypassata, però in realtà si trovano ottimi prezzi e ottimi pezzi. Niente, questa qui è un po' la zona, se il nostro cameraman vi illustra. È la nostra zona dove teniamo un po' i pezzi d'arte d'esterno. Si trovano bellissimi soggetti d'arte contemporanea, a locandine di film che vanno molto di moda adesso, mi dicono, nell'arredare nuovi ambienti, a riproduzioni di artisti famosi. Così è un po' la nostra galleria d'arte, guarda, si illustra in questo pezzo che è veramente bellissimo. Cioè, questo è un mezzo punto, cioè, che anche mia nonna ce l'aveva in casa, ragazzi. E no, ci tenevo a dirlo perché insomma ricorda dei tempi, però ci sono ancora molti amanti di questi oggetti, a parte mia nonna che è deceduta un po' di anni fa, poverina. Però, come vedete, anche per sbizzarrirvi sugli ambienti, che comunque i prezzi sono veramente basic. Mi sta chiamando la regia, scusate. Appunto, come dicevamo, comunque per arredare degli ambienti molto spesso si usano gli open space, quindi pareti vuote, arredate con quadri. E comunque ci sono delle ottime soluzioni a prezzi veramente economici, dal nonno di Mao Zedong a... No, vabbè, comunque sia, c'è da dire che vai a comprare una cornice nuova, quegli 80-90 euro ce li lasci. Cioè, qui abbiamo delle cornici anni 50, 60, recenti o meno recenti, a partire da 10 euro. Cioè, il quadro che costa di più qua fuori lo puoi trovare a 35-40 euro. Dopo, chiaro, a volte mettiamo delle chicche apposta per i nostri clienti, però tendenzialmente sono un po' questi i prezzi. Lo stato d'uso è comunque buono, o se vabbè c'è qualcosa di antico, magari chiaramente come basi di restauro sono sempre molto buone. E niente, che dirvi? Vi saluto e vi lascio al nostro buon Gabriele oggi. Ciao e alla prossima!